Perché questo titolo? Fate conto che io ho posseduto tutte le Nova Blast, dalla 1 fino alla 4. Le ho provate per circa un mesetto, le ultime, e vi devo dire che effettivamente sono peggiorate rispetto alle 3. Peggiorate in che senso? Nel senso che le Nova Blast hanno sempre avuto il vantaggio che erano scarpe incredibilmente reattive, rimbalzanti, si dice in gergo, no? Tra di noi runners. E devo dire anche che rispetto alla prima versione e alla seconda, già la terza era meno reattiva, meno rimbalzante, se vogliamo. Però aveva il vantaggio che era più stabile, il difetto principe delle Nova Blast da sempre, che avevano appunto il difettuccio che non risultavano abbastanza stabili. Il piede tendeva un po' a cedere, soprattutto quando si superavano i 10-15 km, a mio parere. Mentre già con la terza è migliorata tanto come scarpa, è diventata una scarpa sempre molto reattiva, ma una daily trainer a 360 gradi, poteva essere utilizzata quasi da tutti i corridori. Quasi perché lo dico? Perché i più pesanti effettivamente avevano la mescola che era troppo morbida e quindi tendevano a comprimerla forse un po' troppo. Con la quarta, che cosa è successo? L'hanno indurita, perché non c'è niente da fare, credetemi. Ripeto, da possessore di Nova Blast, di tutte le versioni, l'intersuola è più rigida. La tomaia per me è preferibile, quella delle quattro. Però ecco, l'intersuola è più rigida, è più larga ed è meno reattiva. La sensazione è che hai più stabilità, sicuramente, più impronta sul terreno, ma quel rimbalzo, quel tac che aveva la Nova Blast che ti faceva fare 10-15 km praticamente senza stancare il piede, volavi quasi fosse una scarpa al carbonio. In questa 4 non c'è più. Però perché vi dico che in realtà è la cosa giusta da parte di ASICS? Perché hanno allargato con la 4 la base di utenza della scarpa. Prima era ad appannaggio di atleti che correvano abbastanza velocemente, secondo me, volevano divertirsi, ma non pesavano tanto. Con questa invece, anche chi pesa tanto trova la scarpa che si comprime meno, è più stabile sul terreno e soprattutto è più valida sulle lunghe distanze. E voi direte, ma adesso quella reattività dove la troviamo in ASICS? Attenzione, io non le ho mai utilizzate, ma le Magic Speed dalla 1 alla 2, che erano prodotti, modelli con difetti, parliamoci chiaro. Dalla terza ho letto varie recensioni, hanno fatto un passo in avanti notevole, quindi già dalla terza versione uno può utilizzare le Magic Speed che sono al carbonio, adesso correggetemi se sbaglio, ma sono a tutto carbonio, mentre la 1 ad esempio era soltanto sul frontale, il carbonio comunque a tre quarti. Possono utilizzare le Magic Speed se vogliono la velocità, vogliono utilizzare una scarpa molto veloce, quello che era la prima. E la seconda versione della Nova Blast e in parte anche della terza. Mentre se un atleta è veramente pesante e va piano, allora non utilizza neanche le Nova Blast 4, ma può utilizzare le Cumulus, le ultime, che garantiscono una buona reattività, non a livello delle Nova Blast, ma soprattutto un'ottima ammortizzazione. Ecco, le Cumulus. Perché è più leggero, perché è più pesante invece le Nimbus, che sono un po' meno reattive ma più protettive. Quindi facendo così vedete che ASICS ha creato il circolo. Adesso ha ogni scarpa per ogni segmento. Daily Trainer più tradizionali con la Nova Blast 4, Magic Speed 3 per si vuole la velocità ripetuta bla bla bla, mentre per i lenti o comunque le lunghissime distanze per chi è pesante, Cumulus e Nimbus. È per questo che vi dico, sono peggiorate, sì, perché la reattività, credete a me, scusatemi, credete a me, ma di tanto inferiore. So che alcuni siti indicano una reattività addirittura mal interpretata, chiamiamola così, dicono che se si agisce sull'avampiede, allora torna una reattività a livello della 3 sulla 4, no, Nova Blast. Mio parere no. A mio parere no, è proprio l'intersuola che è diversa e peggiorata da quel punto di vista. Quindi, ciao Max, alla prossima e comunque diciamolo, le Nova Blast, anche peggiorate,
diciamo, sono tra le migliori scarpe in assoluto. Adesso le Rebel della New Balance, secondo me, si sono avvicinate di tanto, aspettando le nuove Pegasus che avranno tutta l'intersuola con una specie di air zoom incredibile, ma questo ho letto questo, purtroppo lo vedremo l'anno prossimo. Ciao Max!